Trasporto pubblico locale gratuito per gli under 14 a partire da settembre e taglio della tariffa sui rifiuti tari per famiglie e aziende in difficoltà. Due delle misure definite ieri dalla Giunta regionale per rilanciare l'economia dopo l'emergenza e supportare i cittadini. L'altra grande operazione che prende avvio con questa legge di assestamento è il trasporto pubblico gratuito per gli under 14 a partire da settembre. Quindi tutti i bimbi sotto, bimbi, ragazzi, ragazze sotto i 14 anni, da settembre potranno viaggiare sulle linee del trasporto pubblico, locale, gratuitamente. Per quanto riguarda Piacenza, Rimini e non ricordo se ho detto la cifra, e Medicina, parliamo di 20 milioni di intervento. Per quanto riguarda il finanziamento di questa prima parte relativa al trasporto pubblico locale gratuito per gli under 14, parliamo di un primo investimento di 3 milioni di euro. L'obiettivo nel tempo è far estendere questa gratuità anche ai ragazzi fino a 19 anni e perché no? Se ci saranno le condizioni di bilancio, anche fino agli universitari. Al momento partiamo dagli under 14. Perché vogliamo premiare coloro che rinunciano al mezzo privato e utilizzano un mezzo collettivo che o non inquina o inquina molto meno. L'altro intervento di grande valore sociale, dal nostro punto di vista, è il fatto che in accordo con Atersi, rimpinguiamo anche con risorse regionali il fondo per abbattere la Tari alle famiglie per le famiglie più bisognose e eventualmente anche le piccole piccolissime imprese che hanno subito effetti pesanti dal lockdown. La scelta di come utilizzare questi 5 milioni e mezzo, questa è la cifra che metteremo a disposizione dei comuni, è una scelta che dovranno fare i comuni. Noi indichiamo come categorie, diciamo così, da tenere sotto osservazione le famiglie in grave difficoltà o anche eventualmente le piccole e piccolissime imprese in gravi difficoltà.